l'importanza della giustizia minorile, a mio avviso, come dire, abbastanza evidente. Questo non ce lo dicono solo le convenzioni internazionali, le grandi convenzioni, la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, le convenzioni europee, la nostra legge interna, ma voglio dire, ce lo dice l'oggetto della giustizia minorile, che è tutelare i bambini, che sono, come dire, la parte più importante della nostra società, la parte più vulnerabile, ma anche più importante della nostra società. Questo perché appunto è una realtà in divenire che ha bisogno di tutte le nostre attenzioni. Come impatta il mondo minorile all'interno di quello che è lo schema del mondo di giustizia? È evidente che questa è una complessità che necessita di elevatissima specializzazione. Elevatissima specializzazione da parte di tutti gli operatori che sono coinvolti. Io sono un avvocato appunto esperto in diritto minorile da molti anni e nonostante la mia esperienza so di non avere abbastanza formazione, abbastanza esperienza per tutta quella che è la realtà che mi trovo ogni volta ad affrontare. Noi difendiamo bambini da 0 a 18 anni, quindi difendiamo le situazioni più complesse dalla giustizia penale minorile, in cui i minori sono appunto imputati indagati di reati, alle situazioni nelle quali sono parte offese, alle situazioni civili nelle quali i minori sono vittime di gravissime condotte pregiudizievoli da parte della famiglia o di gravissimi conflitti genitoriali, alle situazioni nelle quali i minori hanno gravissime vivono gravissime situazioni di disagio. Ora, tutto questo, capite, è un mondo. Ed è un mondo nel quale si entra solo con una particolare sensibilità, ma soprattutto una grande formazione. Noi avvocati minorili diciamo che la formazione deve essere anche una formazione multidisciplinare, noi avvocati minorili diciamo che occorrono anche delle norme ad hoc, in particolar modo per come è stato ben disciplinato la figura del difensore d'ufficio all'interno del procedimento penale e anche stata ben disciplinata la necessità di formazione del difensore d'ufficio nel procedimento penale nelle materie non solo del diritto ma anche estese alla psicologia dell'età evolutiva, noi abbiamo una grande lacuna normativa perché non abbiamo una pari normativa per quanto riguarda invece le difese dei minori all'interno dei procedimenti civili. Capite che invece questo è per noi un grande vuoto normativo. Abbiamo la necessità di avere l'attenzione del legislatore da questo punto di vista perché obblighi e da questo punto di vista molti consigli dell'ordine si sono già autonomamente organizzati, la formazione permanente di tutti gli avvocati che danno la disponibilità in queste situazioni estremamente complesse. Non voglio però finire solo con elementi di criticità, che ci sono e che sono anche tanti, voglio dire. Voglio anche dire però che la bellezza della giustizia minorile, e questo poi è stato anche il motivo per cui mi sono appassionata, è perché all'interno della giustizia minorile tutti gli operatori hanno la possibilità poi di incidere nella vita dei minori e di poter poi vedere appunto in termini di benessere, quanto in termini di benessere poi la vita del minore poi è cambiata e quanto poi è davvero un intervento corretto, giusto, una buona attività difensiva di vero sostegno al minore, un processo adeguato, degli interventi socioassistenziali mirati e tempestivi abbiano poi potuto davvero offrire al minore una vita migliore e quindi questo poi è anche un po' la magia insomma della giustizia minorile, che secondo me è una magia del tutto peculiare. Quindi abbiamo grandissime complessità ma anche questa grande fortuna.